Cosimo Messina, presidente dell'Equipanis di Lentini, oggi convegno sul lavoro che non c'è per i giovani. Sì, abbiamo creato questo convegno, dibattito anche col coinvolgimento dei giovani delle scuole del circondario Lentini, Carlentini e Francofonte, così come da nostro programma dell'anno sociale in corso come Equipanis Club di Lentini. Sicuramente stiamo cercando di dare dei nuovi input a questi ragazzi che sembrano smarriti appunto causa la crisi, causa anche un fattore territoriale, nel senso che siamo noi specialmente giovani del sud molto, molto al sud rispetto all'Italia, ancora più a sud rispetto all'Europa. Quindi abbiamo la necessità di dover dare dei nuovi input a questi ragazzi per cercare attività nuove, per cercare di ammodernare invece attività vecchie, cercare un po' di innovarsi e avere soprattutto più fiducia nel futuro, soprattutto perché con la crisi che stiamo attraversando in questo momento non c'è più ambizione o possibilità di aspettarsi il posto fisso, che ormai credo che sia azzerato completamente. La senatrice Simona Vicari, sottosegretario di Stato, ecco oggi convegno sul lavoro che non c'è per i giovani. Sì, abbiamo scelto Lentini, grazie anche a Federlegno, per dimostrare come in Sicilia sono nate tante aziende giovanili, femminili, con gli aiuti da parte dello Stato. Ci sono delle misure dedicate esclusivamente a loro sull'autoimprenditorialità, sulle smart start, e questo territorio è uno dei territori dove sono nate maggiori imprese e maggiori iniziative. Nonostante la crisi, noi abbiamo un tasso di crescita delle imprese giovanili del 9,3% in più, con un numero di occupati che è abbastanza importante e abbastanza notevole. Posti fissi non ce ne sono più, dobbiamo essere in grado di avere un mestiere, di saper creare un'impresa legata alle risorse naturali di un territorio e a una capacità di invenzione e di innovazione.